continua l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore del Pescara. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione sul profilo numero uno nella lista del presidente Daniele Sebastiani, che sta stringendo per Gaetano Auteri. Il tecnico siracusano, tuttavia, è ancora sotto contratto per altri 12 mesi con il Bari e sta trattando col club pugliese la buona uscita per poter firmare la risoluzione e poi potersi legare al Delfino. Anche nel calcio, si sa, nulla si può dare per scontato finché non si mette tutto nero su bianco, ma Auteri non da oggi è in pole position e sembra essere solo una questione di tempo. Una scelta, quella del presidente Sebastiani e magari del DS in pectore, anch'egli non ancora annunciato, che sulla carta è azzeccata. Di ciò è convinto l'allenatore del Pineto ed ex capitano del Pescara, Marco Pomante, che è stato allenato da Auteri ai tempi della Nocerina, quando insieme hanno centrato una storica promozione in Serie B nella stagione 2010-2011. Così Pomante sull'allenatore siciliano. Gaetano Auteri, penso che il Lega Pro è un allenatore vincente, è un allenatore importante e penso che per la piazza di Pescara è un bene, è un bene. È un allenatore forte, è un allenatore però che gioca un calcio molto propositivo, e lo devi assecondare come allenatore, gli devi prendere i giocatori giusti perché se gli fai la squadra come si deve, lui è in grado di farti divertire e di vincere, come ha dimostrato con me a Nocerina e poi a Benevento. Che è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto sempre campionati a vincere e ha vinto pure. È normale, lui ha sempre giocato con il 3-4-3 da quando ha iniziato la carriera da allenatore, quindi è normale, penso che Pescara lo sa, il presidente Sebastiani penso che sia un presidente intelligente. Se prende Auteri vuol dire che sa chi sta prendendo. Resta ancora avvolta nel mistero la situazione legata al direttore sportivo. In società, sempre bocche cucite, stamani un sito specializzato rilancia l'ipotesi Pietro Fusco, ma l'ex DS di Samba e Spezia ribadisce di non aver ricevuto altre chiamate da Sebastiani in questi giorni e gli ultimi contatti sono di oltre 2 settimane fa. Paolo Bravo conferma di aver avuto colloqui con alcuni club di Serie B e di Serie C, ma ha dichiarato che resterà al Sud Tirol perché crede nel progetto della squadra altoatesina. Giuseppe Geria resterà a capo del settore giovanile biancazzurro. Restano in piedi ancora le ipotesi del DS del Latina, Marcello Di Giuseppe, di quello della Casertana, Agnello Martone, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.